giorno di festa per tutta la Chiesa e per Gerusalemme in modo particolare. D'altronde, Maria Alfonsin, di cui è stata celebrata la memoria liturgica domenica 19 novembre, è figlia di questa terra. Alla messa, presieduta nella chiesa del Santo Rosario della Città Santa dall'amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, hanno partecipato numerosi devoti della palestinese canonizzata nel 2015 da Papa Francesco. Fra di essi Padre Nerwan, che 10 anni fa è nato una seconda volta, grazie all'intercessione della Santa. Mentre stavo andando in Iraq, passando un checkpoint e poi tra le mafie che ho trovate lì, ringraziamo il buon Dio anche attraverso Maria Alfonsin, che con le reliquie che avevo e che ce l'ho ancora oggi, stava nella mia tasca, mentre stavo l'ultimo momento di tagliare la testa, se posso dire, e poi dopo che ho pregato Padre Nostro Ave Maria, ho detto brevemente: Maria Alfonsin, io non ti conosco, ma se il Signore mi ha dato qui ancora la vita, salvami, se no io accetto la volontà di Dio. E poi mi sono stato salvato. Nell'omelia il vicario patriarcale per Gerusalemme e la Palestina, Monsignor Giacinto Marcuzzo, ha parlato delle virtù di Maria Alfonsin, alla quale apparve la Vergine Maria, e ha osservato che la Santa si è sempre distinta per umiltà e silenzio. Il Vescovo ha richiamato l'attenzione sulla coincidenza della festa con la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita quest'anno da Papa Francesco. Ed è stata una bella coincidenza questa festa, questa giornata per i poveri, con questo esempio della nostra Santa palestinese che ha dato tutta se stessa agli altri. Santa Maria Alfonsina ha lasciato un'eredità inestimabile, soprattutto agli arabi, non solo cristiani, che vivono in questa terra. Il suo carisma è sempre attuale, attraverso le scuole, gli ospedali e la diffusione del Santo Rosario in diversi paesi del Medio Oriente. Ha lasciato un'eredità importante. Prima di tutto l'amore a questa terra. Maria Alfonsin ha voluto creare qui un istituto di suore di lingua araba per gli arabi che in quel momento avevano soltanto clero straniero. Ecco, l'amore a questa terra e a questa cultura. Ecco. E poi l'amore alla Madonna. Non si può amare Gesù senza la mamma. Ecco. E questa devozione al rosario, questa preghiera semplice ma che è il compendio di tutto, era il modo per quei tempi, ma ancora oggi, per evangelizzare la nostra gente.